kingdom come. This is my kingdom come. I successi di oggi. Le emozioni di ieri. Another one bites the dust. Another one bites the dust. Questa è Rete 104. 5 4 3 2 1 0. World Music Today. Now live. Beppe Tuoco. Right about now, take a trip. Take a World trip. Music Today. Mi senti, ti sento. Stiamo facendo le prove tecniche. Quelle che si facevano una volta. Aspetta che ti metto anche bene, perché ti faccio accomodare anche in maniera pulita, in maniera distensiosa, in maniera corretta. Passami questa cosa qui, aspetta che ti accomodo bene. Oh, dovremmo essere a posto. Cosa bevi? Ci sei? Io ci sono, tu cosa bevi? Io un caffè. Grazie. Vado avanti al caffè la mattina. Sono le 13 ancora, dovrei preparare il pranzo però. Allora, mentre di là. Buongiorno a tutti. Ciao Ciccio, il nostro buon amico. Buon pomeriggio. Il nostro amico. Mi sono già sbagliato. Buon pomeriggio a te, no, buon pomeriggio a me e buongiorno a te. Un buongiorno a noi e un buon pomeriggio a te. Insomma, facciamo che siamo praticamente, indipendentemente da queste 4 ore che ci separano, da questo oceano, da queste situazioni, siamo live Skype con l'Argentina, con Buenos Aires, con Francesco Vercillo, che ieri è stato protagonista del classico appuntamento domenicale in onda su Radio 2. Che si chiama Italiani in Continenti. Sì, molto bello. Insieme a Marco Mazzocca e insieme praticamente. E Stefano Sarcinelli. Alla regia di Roma di Stefano Sarcinelli. Senti, sta andando bene la cosa, devo dire la verità. Complimenti ragazzi. Sì, no, sta andando bene, è un bel progetto. Speriamo che vada avanti. Ma mi piacerebbe, perché ti dico, mi sono rinnamorato della radio, mannaggia anche a te. Mannaggia, no, anche a te. Io questa mattina mi sono trovato, ti cambio così rapidamente il discorso, a riscrivere poi di musica, cosa che non faccio mai, perché ti dico, non è che anche se ascolto la musica è nella mia vita, tutti i giorni ascolto sempre musica. Noi vestiamo. Mi sono riappassionato alla vicenda di Sergio Caputo, che non so se hai letto quanto l'abbiamo, successo l'abbiamo commentato insieme in mezzo ad altre 3.000 persone, credo che il nostro il nostro, voglio dire, supporto, o perlomeno il nostro scritto è lì, è in mezzo a tutti questi commenti, a queste 10.000 condivisioni, in mezzo a queste 3.000 posso dire passaggi di pagina, perché condivisioni sembra quasi un termine antico, no? Mentre c'è questo saltellare qua e là di però notizie. Però io non so se poi alla fine tutti sanno, quindi fammi riassumere. Dimmi, un attimo, okay. se vuoi farlo. No, tu. No, io queste cose le faccio fare a te che sei in Italia, io sono in Argentina, quindi me ne sto qui tranquillo. Sì, dall'Argentina mi posso permettere di farlo. No, la polemica era fatta da Sergio Caputo su una nota rete nazionale che è Rete 105, che insieme poi si è scoperto a RTL, secondo me a ruota ci saranno anche altri network, non manderanno in onda la nuova canzone di Sergio Caputo. Io personalmente dico che sono molto legato, e penso anche te per una questione generazionale, noi radiofonici degli anni 80, quindi siamo legati molto a Sergio Caputo, perché ci ha insegnato un sacco di cose. Innanzitutto ci ha insegnato, e questo penso valga veramente per tutti noi italiani, è una cosa penso oggettiva, un uso della lingua italiana nelle canzoni che in questo momento un'altra persona che mi viene in mente simile a Sergio Caputo, anche se poi ho un modo diverso di comporre, è Carmen Consoli, cioè la non banalità nel testo, fra l'altro accoppiato ad una musica divertente swing che ci riportava un po' agli anni 50 e gli anni Bravissimo. 60, che ha incantato tanta gente negli anni 80, fra cui me e Beppe. Bravissimo. La sua carriera è cambiata molto negli anni, si è dedicato poi al jazz, è uscito fuori un po' dal giro, ma non si sa perché. La mia supposizione è quella che abbia pestato qualche piede di qualche troppo, scarpa un po' stretta.
e per cui è stranamente sparito. Adesso è uscito con un disco nuovo, cantato principalmente in inglese, e c'è anche un singolo. Lo possiamo ascoltare? Senti, è qui, guarda, giusto perché noi ci siamo messi d'accordo prima, diciamocelo proprio tra di noi. Ascoltiamolo insieme, si chiama Bazzicare il lungomare. Possiamo praticamente dire che piacque? Piacque, no, piace. Ti è piaciuta? È piaciuta, guarda, è piaciuta, io la canzone la trovo carina, in linea con la radio, certo. E non in generale, perché quello che si dice è una canzone orecchiabile, radiofonica, che non vedo perché non debba essere passata e cercare di avere il successo che merita. Visto che siamo alla radio ed è giusto che intervengano anche gli ascoltatori, sarebbe carino che magari gli ascoltatori che ci stanno ascoltando in questo momento ci dicessero che cosa ne pensano della vicenda. Che non sarebbe assolutamente male, anzi, al di là della vicenda che comunque è un po' creato, e anche della canzone, creato, no? Ha creato un po' sconcerto, vabbè, ok, l'abbiamo detto, no? Siamo abbastanza affettivi con Sergio perché ha fatto delle cose carine, tra l'altro lui insegna anche in American neologismo italiano, e la cosa ci fa anche male perché gettonatissimo negli Stati Uniti, come tutte le belle cose che ormai noi esportiamo, e soprattutto poi se ne vanno, ok? Sì. Vedi anche te, tra parentesi, d'accordo? Va bene. Troppo buono. No, e poi nello stesso tempo invece li condanniamo anche
non soltanto dal punto di vista radiofonico, ma anche mediatico, perché poi vedi che da parte sua, poi Sergio Caputo ha fatto questa, sì, voglio dire, questa, se secondo me, marea di persone che gli stanno dietro, vuol dire che il seguito c'era, vuol dire che il cantante non è soltanto un cantante, ma riesce anche oggi con questi nuovi media ad essere comunicatore, no? Guarda, io ti do un po' di numeri che ho qui davanti, no? Sono proprio il post che, così come è stato pubblicato su Facebook, ha avuto 9.841 mi piace, 1.898 commenti, 2.419 condivisioni, tra cui c'è anche la mia. Ecco, che normalmente non scrivo di musica, però ho trovato questa cosa, francamente, era finalmente giusto l'ora che qualcuno lo dicesse, perché i network si mettessero una mano sulla coscienza, non promuovono niente di musica italiana. Si ascolta solo quello che le case discografiche dicono, è una schifezza. Una volta la radio aveva la libertà di poter proporre le canzoni che voleva, ognuno di noi ci metteva il suo stile, il suo amore per la musica, la sua, le sue caratteristiche primarie, no? Cioè la propria sensibilità. Adesso tutto questo non esiste più. E purtroppo questa cosa che tu dall'Argentina dici praticamente così in maniera bella, coerente, l'ha sottolineata anche Renzo Arbore giusto settimana scorsa in Radio City Milano, la tre giorni dedicata alle radio in cui mancava, vabbè, un network eccetera eccetera eccetera, ma comunque tra le tante parole, le belle chiacchiere, ricordando tutto quello che è stato al tuo rendimento piuttosto che, ha inserito una cosa molto importante. Una volta il disc jockey, chiamato tale, dava proprio anche senso al suo nome, lanciava il disco indipendentemente dal conoscere o meno l'artista, il compito del radiofonico è quello per l'appunto di proporre, ok? Quindi per quanto poi il cantante non sia famoso e invece la risposta del pubblico magari sia diretta ad avere un interesse notevole verso la canzone, quello praticamente è il lavoro del disc jockey. Guarda, io secondo me è proprio quello che qui si è una costume italiana, cioè un'abitudine italiana quella di alla fine banalizzare molte cose. Io da quando vivo qui all'estero, in Argentina, nel caso Buenos Aires, mi sono reso conto che anche la televisione per esempio è diversa, i rapporti tra le persone sono molto più naturali, è tutto molto più meno schematico, capito? È meno organizzato apparentemente, ma è solo un'apparenza, una forma diversa di vivere, giusto per dare. Dico questa cosa giusto per dare un senso al fatto che sono qui e parlo ancora dell'Italia, però senti, mi piace cercare differenze fra un paese e l'altro. Anche perché questo è quello che, diciamo, dal tuo punto di vista è anche il messaggio più vero, no? Più crudo e più vero, perché stando fuori dall'Italia si capisce maggiormente quale può essere o meno il difetto di una nostra Italia che ha bisogno invece di avere la classica scossa. Tutti ne parlano, ma invece rimane l'imbottito. Bravo, sono assolutamente d'accordo con te. Sarà un occhio come lo vedessi un po' dall'alto. Bravo, no, ma è giusto. Sei la Cristoforetti, sei la Cristoforetti dall'Argentina. Vediamo, chiamiamo in linea, pronto? Ma che ne so, io sono entrato in questo contesto di gente che ride, però divento a ridere anch'io, che devo fare? Da Cosenza? Tu pensa? Osvaldo Morisco, vediamo un po' se riesci a sentirlo anche tu, perché praticamente è in diretta con noi. Pronto? Ciao ragazzi, ciao Francesco. Ciao Osvaldo. Come stai? Io sto benissimo. Fantastico, mi fa piacere di ascoltarti. È bello perché comunque, visto che hai chiamato, io ti coinvolgo in questa cosa. Tu da quanti anni ascolti musica? La musica fa parte del tuo quotidiano? Tanti, no? Mi sente? Pronto? La domanda era rivolta a me? Sì, parlava con te. Scusami. C'è questo intreccio Buenos Aires, Lecco, Cosenza che sta andando alla grande. Va bene, dimmi tutto, Francesco. No, mi senti, sì? Sì, perfettamente, ti chiedo scusa. Dico, non ti ascolti musica regolarmente, la fai tutti i giorni? Sì. E come scegli la tua musica? Faccio l'interrogatorio adesso. Ma guarda, io sono un caso a parte, perché non è che sto a ascoltare un po' quelle che sono le playlist, le ultime uscite, le cose che mi piacciono, che purtroppo non rientrano nella gradevolezza magari tra i tuoi ascoltatori che ascoltano di tutto e di più. Non ho un criterio ben preciso, devo attenermi un po' a quello del disciplinare dell'emittente, anche se in realtà dove lavoro adesso mandiamo in onda l'80% dei grandi successi italiani internazionali, con una piccola percentuale che riguarda la musica, diciamo, contemporanea, quindi sono messo bene sotto questo aspetto. Però diciamo non hai nessuna difficoltà a utilizzare musica che ti segnalano altri, come succede anche a me e immagino anche a Beppe, cioè ho una playlist, la rispetto, però magari mi piacerebbe poter avere lo spazio per poter proporre qualcosa che secondo me vale la pena
che venga ascoltato, no? Che sia ascoltato, certo, o sbaglio? Certo, no, perfettamente d'accordo, certo. Non è l'artista. Beh, iniziamo una nuova movida di ricominciamo a fare musica sul serio, nel senso che mi sembra che ce ne sia bisogno in Italia, no? Assolutamente sì, anche perché purtroppo a volte viene anche quasi nascosta la musica, no? E quando è nascosta e quando non è proposta, chi ne perde praticamente poi l'orecchio e l'attenzione è l'ascoltatore stesso. E qua danneggiamo veramente tanto quello che è l'artista. Ora, indipendentemente da questa polemica che si è aperta con Sergio Caputo, i mi piace o le condivisioni che condivido in pieno, io mi appellerei giusto a quello che diceva Francesco piuttosto che Osvaldo, cioè le radio, indipendentemente poi da una scelta editoriale, devono comunque creare quella che è secondo tutti noi una cosa principale, cioè la possibilità di far sì che la musica sia fruibile da tutti. È inutile che c'è questa valanga di musica controllata. Hai detto una cosa sacrosanta, la musica controllata è quanto di peggio possa esistere. Ritengo che scegliere in base a quella che è la propria sensibilità, ma soprattutto a quello che riesce a suscitare emozione. Se una canzone è bella, a prescindere dall'artista, voglio dire, vale sempre la pena mandarla in onda, secondo me. Non c'è cioè, è una cosa che veramente ti avvilisce molte volte. Comunque posso dire una cosa, giusto per un discorso tanto serio, mettere un po' di cinismo che non guasta mai, la pubblicitaria che segue Sergio Caputo ha fatto centro. È stata veramente grande, diciamo che il prodotto è stato praticamente non so se confezionato una trovata pubblicitaria o no. Bella, no, ma cattiveria, magari no, stato sincero questa cosa, però è bello che smuova qualcosa, assolutamente, speriamo, sì. Eh. Questo secondo me è uno dei primi segnali, è uno dei tanti segnali che comunque il web sta dando, perché c'è una risposta un po' più popolare. Se una volta il cantante o l'artista dava in conferenza stampa il proprio prodotto e poi toccava alla radio passarlo o meno, non c'era tanta comunicazione col pubblico, perché mancava questo modo di condividere, questa socializzazione virtuale. Oggi invece si è tutti quanti, secondo il mio punto di vista, un po' sotto riflettore, e soprattutto chi artista praticamente lo è da anni, ancor più ha un riflesso anche di anni passati, quindi la gente oggi ha questa possibilità anche di poter controbattere quelle che magari sono ingiustizie o meno da parte di queste situazioni. Guarda, io ti dico, secondo me, io non ho un amore per le web radio, nel senso che francamente non ho mai trovato niente che mi interessasse, il che non significa che magari un giorno non ci possa essere. Ecco. Sicuramente è vero che nessuna radio, oramai, nell'accezione antica, ma anche nell'accezione moderna, cioè quindi non penso soltanto alle radio AM o FM, a proposito, qui ci sono le radio in AM ancora. Fantastico. In Argentina. Sarebbe inutile pensare a un futuro di qualsiasi trasmissione che non sia legata a un social network, perché comunque la radio deve anche tornare, se vuoi, ad essere un social network. Io prima ho detto voglio sentire i tuoi ascoltatori cosa ne pensano, perché normalmente uno gli ascoltatori li coinvolge in stronzate, cioè per chiedergli racconti, cavolate eccetera, però magari per una cosa che dovrebbe unire, no? La sensibilità di tutti, di tutti gli ascoltatori, di chiunque ascolti la radio, che è la musica, il nostro tappeto musicale, perché non commentarla, perché non poter scegliere delle cose, perché non poter proporre della musica, cioè è così strano, strampalata come richiesta. No, assolutamente, penso che sia una cosa normalissima, anzi deve, e secondo me sottolineare anche lo spazio che, ricordando proprio in parole povere, deve sostenere anche quelli che sono i gusti amabili o meno da parte del pubblico, perché poi sono loro quelli che o comprano o scaricano le canzoni dalla rete, perché è dato anche di questi ultimi giorni che la gente si sta maggiormente affezionando, no, al discorso di potersi scaricare la canzone e averla su tutti i dispositivi, piuttosto che magari rincorrere ancora il vinile o il CD e comprarselo in un negozio di dischi. Il discorso della musica è complicato, soprattutto in Italia è stato ridotto abbastanza male il mercato, si vende pochissima musica e la fruibilità che è cambiata. Facciamo una cosa, senti qui cosa ti regalo, stai attento, attento. Sì, sì. Tanto così almeno c'è anche Osvaldo d'altra parte, facciamo una piccola pausa musicale di quelle giuste, corrette e simpatiche, con una canzone che so che a te piace molto e si chiama Spicchio di Luna di Sergio Caputo. Rimani lì. Piccoli sogni in abito blu,
ammiccano discreti dall'insegna di un locale, mentre tu mi proponi discoteche inquietanti e amici naif. Io speravo in un incontro galante, G2G. Spicchio di luna ormai, non navigo più. Da molto tempo in quelle stesse acque tempestose dove tu mi trovasti tanto male in arnese da scappare via. No, non voglio abbandonarmi ai ricordi, tuttavia ne approfitto per fare un po' di musica. Questa notte come va? Mi approfitto per fare un po' di musica nel nipote di che mi ascolterai. Tra le stelle e i lampioni non saprei. Spicchio di luna, questa notte dove sei? Cantami o ti va di quello che vuoi. Magari non gridarmi nelle orecchie mentre suono Jumping Jive. Ti ho cercata in tutti quanti gli alberghi di questa città. Ora fa che sia bello ritrovarmi proprio qua. Ne approfitto per fare un po' di musica. Ma sai la cosa bella è vedere cantare te attraverso Skype, che vai con il ritardo di un paio di secondi e seguire proprio attraverso il continente, fuori dal continente, dopo l'oceano, le tue labbra che muovono il labiale di Sergio Caputo. Sei un poeta. Io sto cercando disperatamente di ricordarmi, e siccome ho qui il computer davanti, ovviamente con il quale vivo, tanto è vero che sono ciecato, l'anno di questa canzone, eccoli, è dell'87. Pensa quindi tu, io avevo quanti anni, che sono del 64? No, avevamo perché siamo praticamente anche sullo stesso binario annuale, io e te, capito? Il 64 è stata una buona annata del Barolo, vinello buono che comunque nelle botti conserva sempre un buon sapore. Poi lo sappiamo che il vino si gusta maggiormente con l'invecchiare del tempo. Dall'altra parte c'è il nostro amico Osvaldo Morisco. Pronto? Scusa, siete sicuri che dell'87 questa canzone? Siamo sicuri che dell'87 questa canzone? Dell'84. Lui dice dell'84. Dell'84, aspetta, io ho preso il primo link che ho trovato su internet, quindi diamo a Sergio quel che è di Sergio e allo Spicchio quel che è dello Spicchio. Mi sembra troppo lontano. Vai a memoria, 87. Osvaldo? Vado a memoria, mi pare fosse 84-85. 84-85. Sì, 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 no. Confermo, hai ragione, Osvaldo, deve essere dell'84-85, sì, perché eravamo più piccoli. Eravamo praticamente come ora, non è che è cambiato molto, no, da allora, voglio dire. Ma no, abbiamo soltanto quella che qui si chiama la cana, la barba bianca, il capello bianco, fate voi. Va bene così. Siamo i ragazzini di sempre. È giusto che sia così. Bella però, tra l'altro, Spicchio di luna, Vedi, questo è un poeta, questo praticamente ha fatto delle cose, a parte bella l'ultima canzone, perché mi piace, una sonorità che ricorda un po' questo bel lavoro di Sergio, ma qui dentro c'erano delle cose spaziali, da Hemingway, Caffè Latino, il Garibaldi innamorato, insomma. Qua ci sono le cose veramente storiche. Italiani Mambo, un sabato italiano, Citro Sodino, ci posso citare 250 successi suoi che hanno cambiato gli anni, poi quegli anni della radio, esatto. Tutte le radio in tutta Italia suonavamo quelle canzoni, perché noi eravamo già alla radio, capito? Nell'84. È vero, cioè Osvaldo, ti ricordi che l'84 noi si era in radio, no? Come no? Ah, ecco. Cioè, noi negli anni 80 li abbiamo vissuti praticamente io ricordo delle cose bellissime con Osvaldo, periodo mio in calabrese, Corso Mazzini, a correre come dei pazzi nelle cabine telefoniche per intervistare i ragazzi usciti dal liceo, cosa bellissima che Mondo Radio ha fatto per diverso tempo con uno staff notevole nel quale anche il nostro amico Percillo ha lavorato. Questa è una cosa bellissima, perché ci ritroviamo dopo praticamente 30 anni, ok, sì, 30 quasi 31, perché andiamo avanti col tempo, ragazzi.
tempo è come se fossimo praticamente nell'84, ha cambiato nulla, spicchio di luna, poi a cercare di unire il mondo, vedi? Grazie alle nuove tecnologie. Nell'84 c'erano le prolunghe, no? Nel 2015 ci sono, c'è Skype, ci sono i cellulari, ci sono altri chiaro per collegarsi, diciamo che da spartani, però hanno efficacia anche quelli dall'84 oggi, dalle prolunghe proprio fisiche al prolungamento virtuale, stiamo facendo davvero una cosa pazzesca, questa è la cosa più bella. Senti Osvaldo, allora com'è il clima lì da quelle parti, perché in Argentina vedo che Francesco praticamente giusto prima mi diceva che che si è un po' abbassata la temperatura, si sta arrivando l'autunno, ahimè. Quindi arriverà a svernare qui in Italia, è giusto tanto per, perché lui Berna in Italia, mentre no, settembre? No, quest'anno resterò in Argentina, non ritorno in Italia. Quando è che arriverai in Italia, Francesco? Penso a ottobre. Ah, ottobre, d'accordo, va bene. Ottobre. Ma poco, per poco tempo poi ritorno in Argentina. Vedi Osvaldo? Sì, no, oggi qui in città qualcosa entra come se fosse novembre. Perché... Ah, fa freddo? Sì, abbastanza. Il tempo è in netto peggioramento, almeno detto dagli esperti, poi non so quella che sarà l'evoluzione di per sé, però non sembra marzo, sembra essere ritornati a novembre. Ma noi tra spicchio di luna e sole che portiamo comunque attraverso le nostre chiacchiere, ragazzi, il tempo ce lo facciamo come vogliamo, questo non è un problema. Speriamo. Questo speriamo non è un problema. Senti Osvaldo, grazie per essere praticamente stato con noi, è stato bello creare questa trade union tra te e Francesco, perché insomma ci vuole ogni tanto, no? Questa rimpatriata che ci crea proprio anche armonia radiofonica. Grazie per questa opportunità, Francesco, tanti baci, ci sentiamo presto. Anche a te, ciao bello. Ciao. Allora, ciao Osvaldo, grazie. Noi intanto facciamo una piccola pausa con l'informazione e torniamo tra poco. Ok, ti aspetto. Ben trovati all'appuntamento con la Huffington Post, con noi il vice direttore Gianni Del Vecchio, buonasera. Buonasera. Allora, Giuliano Poletti vuole tagliare le vacanze scolastiche, il ministro del lavoro lancia una proposta, di cosa si tratta? Poletti ha rotto un tabù, cioè quello dei 3 mesi di vacanze scolastiche che tanto fanno gola sia agli studenti che ovviamente anche ai professori. Ha detto che in realtà andrebbe bene solo un mese di vacanza, mentre gli altri due ci potrebbero pensare di fare delle attività di formazione. Ha fatto l'esempio dei suoi figli che durante le vacanze estive passavano ben 2 mesi a lavorare, insomma, come operai nei mercati ortofrutticoli, e dice Poletti sono cresciuti bene lo stesso. Ecco, un'idea destinata però a suscitare un mare di reazioni e polemiche, ci sarà chi è d'accordo ma anche chi non condivide questa proposta. Sì, già sono cominciate a piovere anche le reazioni politiche e nonché quelle delle associazioni dei consumatori, dove c'è il Cosacons per esempio che fa presente a Poletti che in tutto questo schema manca un piccolo particolare, cioè che poi in Italia non c'è lavoro per i giovani e quindi qualche tipo di lavoro faremmo fare ai nostri ragazzi, ai nostri figli durante le ferie estive. E io per ora mi fermo qui, grazie a Gianni Del Vecchio e grazie per l'ascolto. Grazie a voi. I successi di oggi. Le emozioni di ieri. Questa è Rete 104. Block Notes, la vettina degli affari di Rete 104.
Per le tue inserzioni chiama lo 0341 28 54 50 o scrivi a programmazione@rete104.it. Azienda pluritrentennale nel settore della pubblicità cerca collaboratori, anche senza esperienza, preferibilmente di sesso femminile. Offresi ottime provvigioni, rimborso spese ed eventuale auto aziendale. Gli interessati possono telefonare al seguente numero 0341 21 02 23. Azienda multinazionale presente in oltre 60 nazioni ed operante nei settori profumi e body care, cosmesi e make-up, prodotti per la casa, seleziona persone motivate, anche senza esperienza, per inserimento immediato nel proprio organico. Offre lavoro semplice per tutti, guadagni immediati, programma auto-aziendale, possibilità di reale carriera. Per maggiori informazioni contattare il numero 366 41 83 314. Vendo Fiat Coupé colore argento metallizzato, 1008 benzina 16 valvole, anno 97, perfetto stato, chilometri 108.000. Per informazioni chiamare il 338 4197 216. 56enne esperto magazziniere automunito, libero subito, cerca lavoro a Lecco e limitrofi. Per informazioni chiamare il 335 58 03 347. Privato cerca pagaia in carbonio per canoa. Per informazioni contattare il numero 335 71 79 556. Azienda storica nel settore telecomunicazioni ricerca per la propria sede di Lecco un tecnico esperto in elettronica e informatica con o senza esperienza lavorativa. Se interessati, inviare il curriculum a amministrazione@rete104.it. Vendesi soggiorno completo con tavolo, 6 sedie e divano rosso, tutto in buone condizioni. Se interessati, chiamare lo 0341 73 2603. Azienda in Brianza cerca un diplomato laureato con conoscenza in inglese per il controllo qualità materia prima e prodotto finito, con disponibilità a viaggiare. Un venditore diplomato o laureato con conoscenza lingue e disponibilità a viaggiare è un operaio specializzato per manutenzione impianti, disponibile a lavorare su turni il sabato e fine settimana per interventi su impianti, con disponibilità a brevi trasferte. Inviare il curriculum a selezione@lampre.com. Per informazioni www.lampre.com. Privato vende o affitta bilocale Vegnano in provincia di Como, arredato al quarto piano con cantina e posto auto a privati. Immobile esente certificazione energetica. Cellulare 366 8609 164. Disoccupato cerca qualsiasi tipo di lavoro in ristorazione, edilizia o agricoltura, anche per poco tempo, in province di Lecco, Milano e Varese. Cellulare 366 86 09 164. Block Notes, la vetrina degli affari di Rete 104. Per le tue inserzioni chiamalo 0341 28 54 50 o scrivi a programmazione@rete104.it.
Allora facciamo questo esperimento dal vivo, eh? Cioè praticamente tu in pratica da lì sì. Vuoi condividermi una canzone? No, volevo, no, era un'idea, non so neanche che cosa farti sentire. Allora, no, no, quello che vuoi, non si funzionava l'arnese, ma non era una cosa che dovevi rendere pubblica. No, vabbè, io volevo, sai, quando facciamo praticamente queste cose che sono prove, magari da casa tentano di ascoltarsi l'un con l'altro con le canzoni, ascolta questa, ascolta quell'altra, sai che sta andando di moda adesso questa cosa, ormai tra i giovanissimi ci sono questi ragazzi che raccontano tramite i propri canali YouTube tutto quello che è il funzionamento dei vari videogiochi e tutte queste cose, questi blogger, sì. Live e ci sono ragazzi che stanno facendo veramente un sacco di soldi e complimenti, perché si stanno proprio buttando a pesce in mezzo a tutto questo marasma di video, raccontano come funziona un videogioco, tutti quanti poi si collegano, cercano di scaricare ed è un'educazione chiaramente al mezzo. Sì. Ci questi tutorial, ok? Che in pratica a volte servono per quando ti trovi con il tuo telefono nuovo, lo scarti ben bene, lo prendi con cura e lo appoggi sul tuo tavolo, lo guardi come se fosse l'ultimo oggetto lanciato da Sam dall'altro piano dei pianeti, ok? Cerchi di configurarlo, poi ad un certo punto rimani imbottigliato in una voragine pazzesca che si chiama la configurazione del proprio account. E se per sfiga questo account è configurato con una password che non ti ricordi, piuttosto che un account precedente a quello nuovo, allora sì. Vai per cliccare la classica app contatti e non ti trovi nessuno, e lì cominci veramente a sudare freddo. Dici, adesso cosa succede? Che faccio? A chi mi rivolgo? Imbarazzatissimo. Poi che fai? Scendi le scale di fretta, quasi quasi da infarto, ti piombi in uno di questi negozi che chiaramente vendono questo materiale e chiedi proprio impaurito: non trovo i miei contatti, cosa posso fare per ritornare nel mondo, per rendermi conto di essere io con tutti i miei contatti? Guarda, io una volta mi è successo che è stato il 15 agosto di 3 anni fa, il 15 agosto di 3 anni fa, data indimenticabile, il mio computer mi saluta, decide di si spegne, non si riaccende più, okay. Chiedo a mio compagno che è esperto informatico, dico: senti, che faccio? Lui mi fa: 15 agosto che vuoi fare? Decidi, o perdi tutti i dati, sì. Quello che c'è dentro, o aspettiamo invece che apra un negozio e vediamo se riusciamo a recuperare qualcosa. E io ho detto: butto tutto. Dai. Buttato tutto. Cioè, sai cosa significa buttare 30 anni di lavoro, di programmi, no, di cose scritte, no. Di documenti? Ho buttato tutto. Fotografie, filmati, ho detto: ok, ricomincio la mia vita, faccio una vita nuova. E vita bellissimo! Nuova sia. Bam, ho tutto e ricominciato da capo. Se mi dovesse succedere, penso che farei la stessa cosa, sai, alla fine. Perché tanto il passato è passato, scordammocelo passato. Che no. Meravole, vai, no, vabbè, e insomma. Via, se ricomincia da capo. Non è vero, niente. È vero, è come dire: da un taglio a quello che è successo, cerchiamo di dare vita nuova. Una ventata, sì. Nuova di informazioni, di contatti e via dicendo. Secondo me la vita deve essere così, la vita è fatta a tappe, no? E quindi è bello ogni tanto dire: vabbè, quello che è passato, ricominciamo da capo, via. Con questo, il sorriso di sempre. Assolutamente sì, questo è lo spirito di chi ama comunque sempre coinvolgersi in tantissime esperienze, al di là poi di questa tua Argentina che ormai ti vede lì e lì praticamente, come si vuol dire, non è detto che si resti, perché poi la vita... Non lo so. Questo percorso praticamente che ti porta a Buenos Aires, poi comunque con in contatto l'Italia abbastanza frequentemente, al di là poi di questo live, sì. Radio la domenica, ricordiamo, con il programma su Radio 2, perché è giusto poi sottolinearlo. E poi tra qualche giorno ne parleremo con Francesco di questa cosa che è in cantiere, ma praticamente sta quasi sudando, quindi è pronta per essere partorita, dai, diciamocelo chiaro. Avremo modo di parlarne, anche lì faremo un lungo discorso sulla musica, sulla scelta della musica. Bravo, e torniamo a parlarci. Bravo. Ti saluto. Io allora, ti ringrazio, ti auguro buon appetito. Io saluto anche i nostri ascoltatori, grazie, che oramai ce ne saranno tanti, sì, di lunedì, spero, sì. No? Sì, ormai è un appuntamento fisso. Io dico: c'è Francesco Vercillo, poi ce la riascoltiamo, perché questo programma, ricordiamo, replicato all'interno poi di YouTube, perché fortunatamente ci ospita, e quindi da lì chi vuole poi riascoltarsi un podcast un po' più casareccio può farlo appunto cliccando il programma, che poi si posta quella e si ricondivide. Grazie Ciccio, buon appetito. Grazie a te. Al prossimo lunedì, ciao. Ciao ciao. Matteo, dove sei? Ah, sono davanti a un panorama mozzafiato. Ma dove? E poi sto assaporando un piatto
delizioso. Sì, ma dove sei? Ah, vedessi che posto. Ti mando un MMS. Ho capito, è il ristorante Giardinetto di Mandello. Vai lì, arrivo subito! Ristorante Giardinetto. Scopri tutta la bontà dei piatti tradizionali del nostro territorio. La sua location unica e romantica, con fantastica terrazza sul lago. Ideale per matrimoni, banchetti per compagnie, ricorrenze importanti e anche cene di lavoro. Inoltre, possibilità in base alle esigenze di menu personalizzati. Ristorante Giardinetto. A Mandello dell'Ario, in piazza Garibaldi 10. 0341 70 04 87. Problemi di muffa. Hai già provato di tutto ma la muffa ritorna? Vieni da noi. Ti aiuteremo a trovare la soluzione più giusta per te. Colorificio Bordin. Un piccolo mondo per il fai da te. A Mandello, Viale Costituzione 1. Telefono 0341 73 26 03. Il colore fatto ad arte. Che buono questo caffè! Hai ragione, è davvero speciale e anche conveniente. Dove l'acquisti? Da Tutto Cialde. Ma può andar bene anche per la mia macchina del caffè? Certo, hanno tutte le cialde compatibili per la casa e l'ufficio. Vai sul sito www.tuttocialde.it oppure vai nel punto vendita di Civate in via Sassi 4. E risparmi anche tu, scegli Tutto Cialde! Ciao, vuoi vedere quanto sono agile? Sono qui! No, non lì! Qui! Ehi, sono qui! E qui! Sono nuova Renault Twingo, agile di carattere, con 5 porte e un raggio di sterzata record. E con Beautiful Days per te, a 8.450 euro e 5 anni di garanzia con finanziamento fin Renault. Info in sede, a marzo sempre aperti. Autovittani, a Como, Lecco e Sondrio. Per info www.autovittani.it. CRL Elettronica Settore Broadcast. Da 40 anni al servizio di una clientela con esigenza di sofisticate comunicazioni e sicurezza. Informa le aziende che hanno necessità di installare centralini analogici, centralini telefonici digitali con tecnologia VoIP e software dedicato IP. Possono chiamare per un preventivo gratuito. Info 0341 21 02 23. CRL Elettronica. A Civate in via alla Santa 62. CRL Elettronica. Sempre al vostro servizio. Per la tua pubblicità su Rete 104, chiamalo 0341 28 54 50. She was born in November 1963, the day Aldous Huxley died. And her mama believed that every man could be free, so her mama got high. Shows she knows exactly how to carry on.
Just Run Baby Run Baby Run, una delle canzoni più belle di Sheryl Crow, che in questo pomeriggio sono protagonisti di questo appuntamento di oggi di Wow Music Today insieme a Beppe Toto sino alle 19. Cerchiamo anche di delineare un po' quello che sarà l'appuntamento di quest'oggi con i diversi ospiti che pian piano stanno arrivando a trovarci. Abbiamo appena salutato da Buenos Aires il nostro amico Francesco Vercillo, che ritroveremo ancora insieme qui in diretta dalla capitale argentina. Nello stesso tempo, giusto, la canzone richiama un po' quello che è il prossimo argomento: Just Run Baby Run, corri baby corri. Ma attenzione, perché soltanto un povero di spirito può pensare che le scarpe servano all'unico scopo di camminare, perché le scarpe, attenzione attenzione, sono tra i pochi accessori femminili che sono per l'appunto capaci di accendere fantasia, desiderio, come per l'appunto le calzature. Giusto perché a Vigevano si è aperta questa mostra fantastica che sarà in auge sino alla metà di aprile, se non erro, come periodo, giusto? 19 credo che sia così, vero? Pronto? Pronto? È giusto fino al 19 di aprile, giusto la mostra? Ah ok, no no, cioè, pensavo di sbagliare data, anche perché queste parole sono le parole che oggi arrivano bene bene sulla tua pagina Facebook, quella di Stefano Bressani, scritte dal Corriere della Sera, e delineano un po' questa che è una delle mostre più interessanti di questo periodo che si possono seguire grazie anche al tuo pianeta delle stoffe, al quale io sono veramente affezionato. Ti ringrazio Beppe per questa introduzione, innanzitutto ciao e buona ciao, sera caro. A tutti ascoltatori che stanno seguendo. Assolutamente sì. Ho piacere di sentirti. È bello anche perché il nostro ultimo saluto è stato praticamente questo racconto che ti vede protagonista di Vigevano parlando di scarpe, un po' una sfida che sta andando bene comunque. Sì, guarda, allora la mostra, come giustamente hai anticipato, è inaugurata il 14 marzo, un grande successo, tra l'altro non pensavo ci fosse così tanto rumors nei confronti di questa cosa, proprio perché appunto è una strada parallela al mio percorso artistico, è una bolla felice che nasce appunto in parallelo alle mie sculture vestite. La puntata zero si è deciso di farla proprio a Vigevano perché è riconosciuta nel mondo come patria della calzatura, esatto, tra le esatto. cose del Tacco a Spillo, perché il Tacco a Spillo, ricordiamo, è nato proprio lì. È la provincia di Pavia, quindi io gioco in casa, e questa mostra, come si è già detto, vuole presentare 12 installazioni artistiche che però sono indossabili, infatti Walking the Art, che ha proprio questo titolo che ho voluto dare alla mostra per dare comunque il senso di una camminata e quindi anche di un certo comfort, che è sinonimo poi di Made in Italy, di artigianalità, di tutta una serie di caratteristiche che accompagnano queste installazioni artistiche, quindi assolutamente indossabili. Allora, diciamo che c'è una collaborazione anche in questo bel progetto insieme a Silvia Fabiani, tra le altre cose, esatto. un progetto che sta veramente riscuotendo molto successo, perché questa sfida, questa diciamo puntata zero, chiamiamola così in termini che usiamo spesso, non si pensava appunto potesse andare così bene, ne siamo contenti, poi sarà replicata in altre situazioni, in altre città, e di questo ne siamo praticamente felici. Però nello stesso tempo è anche un guardare oltre quello che tu già confezioni da sempre, cioè praticamente giochi con le stoffe e ci giochi bene, dando poi vita a dei quadri che sono veramente fantastici. Sì, ti ringrazio per il complimento. Come sai, io sono appunto il padre fondatore di questa tecnica che poi esatto. distingue le mie opere, sono fatte proprio con la stoffa di vestiti. In realtà è stato un lavoro partito nel 2012 e due anni di duro lavoro con una ditta che non so se possiamo fare pubblicità, ma non vende, lei è un fornitore ufficiale delle grandi firme della moda italiana e internazionale, delle grandi firme tra l'altro di Parigi. Abbiamo lavorato due anni per creare questo tessuto che riprende le tridimensionalità del mio lavoro artistico, quindi una volta realizzato questo tessuto che è stato definito innovativo, già presentato anche a Parigi, a Gagna Pelle, a Bologna, insomma, è partito con questo progetto con Silvia Fabiani. Ho scelto lei proprio perché anche lei, come caratteristica del suo lavoro di design, come show designer, realizza dei pezzi unici, quindi ci siamo trovati assolutamente d'accordo su questo percorso, quindi realizziamo pezzi unici numerati che finiranno nei musei, ma se qualcuno li vuole è possibile ovviamente crearli ad hoc per ogni persona in base al prodotto. Quindi si può personalizzare il prodotto e nello stesso tempo questa unicità che vi contraddistingue per questo progetto dà vita anche ad un interesse veramente notevole, perché poi si lavora molto sul materiale, la scelta del materiale è molto 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 importante, perché dietro c'è una cura e un esame molto attento. Esatto, tra l'altro siamo anche stati molto attenti
a selezionare dei materiali con questa tecnica che si chiama embossing, che è questa tecnica di stampaggio proprio per far diventare tridimensionale il materiale. Sì. Ma abbiamo utilizzato diversi materiali che vanno dagli accoppiati per quanto riguarda materiali sintetici e capelli, comunque cercando di rimanere nel discorso assolutamente eco e la salvaguardia, anche tu, se tu conosci il mio amore per gli animali, assolutamente sì, dato sempre un occhio di riguardo anche a questo, assolutamente poi sì. Il mondo della scarpa, insomma, alla fine si fa anche quello che si può. Si cerca anche di creare per l'appunto diverso interesse e comunque non dimentichiamo che indipendentemente da questa mostra che sino al 19 aprile ricordiamo è a Vigevano, Stefano comunque continua ancora a lavorare a quelle che sono ormai le sue tele che vengono rappresentate con le stoffe, ci sono delle belle cose in cantiere e quindi anche delle mostre prossimamente che avete modo di poi seguire attraverso il sito internet di Stefano Bressani ma anche attraverso la pagina Facebook, molto attiva da parte tua, complimenti, perché non è facile poi tenere tutto sott'occhio così. Certo. Dimmi caro. No, io ci tenevo a dire soltanto una cosa perché vorrei ringraziare tra l'altro i miei sponsor di questo evento che sì. Ha reso possibile poi il catalogo tutto, che è Moreschi, che ha riconosciuto azienda nel campo della calzatura a livello internazionale e tra l'altro ha creato una scarpa che ha un taglio invece questa volta da uomo, che è stata esposta come diciamo perla dell'evento, sempre con questa mia fantasia che si chiama Maliumba, sarà di questo tessuto, e in questo caso però è un velluto che veste una pantofola da uomo. Anche questo ha avuto un grossissimo successo, è stato tantissimo, adesso vedremo forse in questo caso. Diciamo che qui invece c'è una cosa un po' più produttiva, credo che la progettualità poi segue anche ad altri interessi. In questo caso sì, però si è voluto appunto dare un taglio completamente diverso alle 12 opere esposte, chiamiamole comunque opere perché quello sono. Tra l'altro anticipiamo anche che il 19 aprile, che sarà l'ultimo giorno di mostra alla seconda scuderia del castello di Vigevano, ci sarà un evento di finissage dove comunque la scarpa, che è quella che ha accompagnato tutta la comunicazione dell'evento, quindi la scoot shoot numero 1, sì. Entrerà a far parte della collezione permanente del Museo della Calzatura. Questa è una grossa che bello. Per quello che mi riguarda, perché che bello. Diciamo, era stato presentato nel 2012 come prima scarpa che doveva essere il lancio di quella che poi sarebbe arrivata, quindi la prima mostra, e come sempre io cerco di promettere quello che dico. Adesso dopo 3 anni di lavoro da questo progetto nel 2015 siamo arrivati con Walking the Art Shoes, quindi la prima bandierina l'abbiamo messa. Insomma, credo che sia anche importante poi sottolineare l'impegno che indipendentemente da tutto tu insomma insegui e ci metti, perché la costanza poi anche delle tue presenze, indipendentemente che siano non solo italiche ma anche in giro per l'Europa e per il mondo, sono veramente notevoli. E a proposito, ricordiamo che c'è sempre questo io lo trovo fiore all'occhiello che riguarda anche la musica, perché questa mostra Pink Floyd continua ad essere ancora protagonista quella, perché si continua sempre a ricordare quello che è stato il 25esimo anniversario del compleanno dell'appuntamento degli stessi Pink Floyd per l'appunto a Venezia. È importante. Tu sai, io sono un amante della musica, quindi ho realizzato comunque già qualche lavoro a riguardo, ho finito poi alla mia presenza a questa mostra di Pink Floyd a Venezia. Adesso sto organizzando anche altre cose che non vorrei ancora svelare. Ne parleremo tempo debito, perché poi ogni cosa chiaramente segue il passo e noi amiamo seguire questo passo che tra le altre cose contraddistingue questa mostra delle scarpe a Vigevano, ma soprattutto amiamo camminare nel pianeta delle stoffe con te, perché ci piace veramente tanto, è piena di colori e di soddisfazioni ed è una cosa bella comunque ogni volta poterla ricordare con te. Poi magari prossimamente qui in diretta non sarebbe niente male. Tra l'altro oggi pomeriggio tra poco avremo anche una bellissima intervista che ho effettuato a Renzo Chiesa, fotografo splendido, eccezionale, una persona di un'umiltà veramente strepitosa e soprattutto di un carisma e di una bravura eccellente. Quindi questi termini mi piaceva accoppiarli a Renzo e a te, perché so che c'è anche questo intreccio che vivete protagonisti. Tra l'altro siamo anche ottimi amici, un'amicizia nata non da molto, devo dire, ci siamo conosciuti un anno fa e ogni tanto ci vediamo, adesso anche lui tra l'altro è stato ospite, è venuto a trovarmi per l'inaugurazione di World City Art, tra l'altro sono finito proprio come protagonista tra uno dei suoi scatti come artista e ho avuto questo onore e fortuna, bello. Lui è un caro amico, una fantastica persona, assolutamente, confermo tutto quello che dice.
Beh, insomma, è bello poter poi creare queste trade union che caratterizzano un po' quella che può essere l'arte da parte tua di far camminare tutti nel pianeta delle stoffe e da parte di Renzo poi fotografarla, immortalarla e renderla praticamente anche fruibile a tutti, anche perché ricordiamo Renzo Chiesa, ne parleremo con lui, è quello che insomma ha frequentato e frequenta ancora il panorama della musica fotografandola a 360 gradi, da Jimi Hendrix in poi è veramente stato protagonista di fotografia di un sacco di artisti, cantanti, attori, di teatro o meno. Senti Stefano, io ti ringrazio tantissimo per essere praticamente rimasto con noi in questo spazio, in questo ritaglio di tempo in World Music Today. Ci sentiamo alla prossima perché parleremo veramente di un sacco di novità. Ringrazio io voi, a presto e un grosso abbraccio a te e a tutti i radioascoltatori. Ciao Stefano, ciao ciao ciao. Ciao. Scacco Matto Tattoo, la scelta numero uno per i tuoi tatuaggi. Scacco Matto Tattoo, ciò che ti rende unico, audace, eccitante, da noi ti lascia il segno. Scacco Matto Tattoo, tatuaggi, piercing, cover up e trucco semipermanente. A Bosisio Parini, via 4 novembre 19. Cercaci su Facebook o al 334-735-7865. Dove trovi la più buona cucina giapponese e asiatica? Facile, da Sushi House. Sì, da Sushi House ti aspettano specialità sorprendenti con menù alla carta a prezzo fisso che potrai assaporare comodamente seduto al tavolo, servito dal premuroso personale di sala. Lasciati conquistare anche tu dai piatti dal sapore inconfondibile della vera tradizione orientale. Un mix di sapori, spezie e profumi capaci di regalarti sensazioni uniche. Sushi House, provalo, te ne innamorerai. A Malgrate, Lecco, via Provinciale 39, telefono 0341 58 36 97. Per la tua pubblicità su Rete 104, chiamalo 0341 28 54 50. 104 Una buona serata, commozione ai funerali delle due vittime torinesi dell'attentato a Tunisi. Un lungo applauso ha accolto i feretri di Orazio Conte e Antonella Sesino nel santuario della Consolata nel capoluogo piemontese. Le esequie celebrate dall'arcivescovo della città, Monsignor Nosiglia. Una follia omicida così brutale, irrazionale e disumana lascia attoniti e sconvolti le parole dell'alto prelato durante l'omelia. A Novara i funerali per Francesco Caldara, mercoledì a Meda quelli di Giuseppina Biella. Intanto a Tunisi cadono le prime teste ai vertici delle forze dell'ordine che dovevano garantire la sicurezza al Museo del Bardo. Licenziati diversi responsabili del governatorato. Mandato d'arresto per un poliziotto incaricato di vigilare il varco di accesso alla struttura non sarebbe stato sul posto di lavoro al momento dell'attacco. Si è costituito il pirata della strada che ieri mattina alla guida di un SUV ha provocato un maxi incidente con diverse vetture coinvolte vicino alla Villa Reale di Monza e poi è scappato. L'uomo sarebbe un quarantenne brianzolo. Omicidio e lesioni colpose e omissione di soccorso, i reati ipotizzati nei suoi confronti, resta indagato a piede libero. Nello schianto è morto il 14enne Elio Bonavita, la madre del ragazzino è ricoverata in coma. Un interim breve per Matteo Renzi al Ministero delle Infrastrutture. Della sostituzione del ministro Lupi, il premier ha parlato questa mattina al Quirinale con il capo dello Stato Mattarella. Sentiamo. Colloquio di circa un'ora questa mattina tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il premier Matteo Renzi, che è salito al Colle per un faccia a faccia dopo le dimissioni del ministro delle Infrastrutture Maurizio Lupi, travolto anche se non indagato dall'inchiesta fiorentina sulle grandi opere. Al centro dell'incontro il mini rimpasto di governo. Il premier assume da oggi l'interim del ministero, ma nel giro di qualche giorno dovrebbe scegliere il sostituto dell'esponente del nuovo centrodestra. Renzi ha già fatto sapere che il nuovo ministro sarà un politico e non un tecnico. In pole position i nomi del sottosegretario Graziano Del Rio e del vice segretario PD Deborah Serracchiani. Unico non politico in lizza il super consulente tecnico Andrea Guerra. Marco Tronchetti Provera cerca di rassicurare i lavoratori. L'accordo con i cinesi non avrà alcun impatto sull'occupazione, dice il presidente Pirelli in un messaggio aziendale per i dipendenti del gruppo. Il manager commenta così l'accordo per l'ingresso di ChemChina nel capitale della società e il progetto di riassetto industriale. Secondo l'intesa raggiunta ieri sera, sede e centro ricerca rimarranno in Italia. Tronchetti Provera alla guida dell'azienda fino al 2021. È tutto, grazie per l'ascolto. I
i successi di oggi. Le emozioni di ieri. Questa è Rete 104. World Music Today. Questa canzone, questa è la classica da braccio fuori dal finestrino, da estate, da godurie proprio calienti, mettiamolo così, va, grazie. Mick Hucknall da diverso tempo in Italia e ormai italiano non solo in prestito ma acquisito da tempo, ogni tanto lo si trova in giro tra la provincia di Varese e Milano, ogni tanto praticamente lo si scorge quella e lo si riconosce da questa chioma splendida di un capello sempre così ramato, che
danni si porta praticamente appresso. Bella canzone, bel ricordo, e un grazie anche ai nostri amici di Radio Mille Cuori che ci sta praticamente riprendendo il segnale di questo programma quest'oggi di World Music Today. Mille Cuori, la radio fatta col cuore, Just Art Radio, e grazie al nostro amico Max Martinelli, che poi potete trovare all'interno della pagina Facebook denominato Max Martinelli Speaker, quindi praticamente www.facebook.com/Max Martinelli Speaker, mentre dall'altra parte, dalla Calabria, facciamo un salto a Roma, perché intendiamo anche a, vediamo un po', è saltata la linea, vediamo se riusciamo, pronto? No, no, vedi, c'è praticamente questo tu, je suis, e adesso cerchiamo di ripristinare ancora questo collegamento da Roma con i nostri amici che cerchiamo di ricontattare volentieri. Basta fare un repeat, prova a tirare su la cornettina, fai un repeat, just repeat please, thank you, just call on please on the phone number 349 www bbb ttt ddt. Ci siamo così? Non ci siamo, allora te l'ho detto io il numero, facciamo così, diamolo praticamente, non lo diamo in diretta, attenzione, non facciamo queste cose perché poi contro la privacy che oggi ovviamente è diventata fulminea, ci fa del male. Tanto giusto per ricordare quello che accadrà in questa seconda ora, perché sono le 18.10, avremo spazio al nostro amico Renzo Chiesa, parleremo di fotografia, e poi intorno alle 18.30 voliamo direttamente in Emilia Romagna con la nostra amica Alessia, che ci racconterà un po' di questo singolo che sta andando molto bene, e devo dire la verità sta andando anche forte all'interno degli stadi, perché apre ufficialmente le partite del Sassuolo, e da Sassuolo cerchiamo di ripristinarci Roma. Pronto Roma? Non fa la stupida stasera. Bello, mi piaceva questo pezzo. Ciao ragazzi, come va? Tutto bene Beppe. Siamo in diretta già. Io ti ho fatto questo Roma non fa la stupida stasera, pensavo che mi vieni piano, Beppe. C'è Sax. Ciao Sax, ciao ai nostri amici Van Group, che sono stati protagonisti al Planet un paio di sere fa di un concerto veramente sold out, un paio di orette fatte bene con un migliaio di persone che hanno applaudito le vostre canzoni. Bravi, complimenti ragazzi. Emozionante, devo dire. Pronto? Ci sono? Pronto, mi sentite? Pronto, mi sentite? Mi date un la, mi date un do, mi date un re, mi date praticamente ascolto. Non ci sono più, sono già passati via. Vogliamo ripristinare ancora il collegamento, perché io sono duro, attenzione. Qui c'è praticamente anche la caparbietà di chi assolutamente deve parlare con loro. E voglio parlare con loro. Vediamo un po' di ripristinare questo collegamento. Pronto? L'ultima volta, facciamo l'ultima, perché poi dopo il 2 arriva il 3 e il 4 e il 6. Speriamo che il quarto praticamente sia soltanto il miglio o il quarto di miglio, che dir si voglia. Ce la fai a vedere il numero? Ce la fai? Sì, pronto. Ce la faccio. Grazie al nostro amico Stefano Red, che sta tentando di ripristinare pure il collegamento. Grazie comunque a tutti quanti voi che avete quest'ardua pazienza di essere praticamente lì dall'altra parte e cercare di riprendere questo collegamento con i nostri amici del Van Group. Ecco ragazzi, ci siamo, pronto, ci siete? Sì, alzate la mano, 1, 2, 3 stella, pronto, gettiamo il sassolino, prendi tu la coda, bambino, sulla giostrina, pronto, Van! Io ci sono, Beppe. Oh, finalmente! Allora, raccontaci un po' di questo appuntamento del 20 passato. Ormai da un bel po'. Com'è andata? Sei visto le foto? Sì, io le foto le ho viste e devo dire la verità, sono veramente belle, però soprattutto cerchiamo di raccontarlo anche immaginando che io in questo momento non abbia visto le fotografie e devo raccontare come è stata questa forte emozione. Beppe, ti sento a tratti, oggi proprio non c'erano dei problemi. Mi senti a tratti? Ora ti sento benissimo. Ah, perfetto, d'accordo. L'importante è sentirci bene. Se vuoi tratteggio ancora la linea precedente per chiederti di raccontarmi un po' come è andata dal palco nei confronti del pubblico. No, oggi è praticamente difficile, praticamente c'è questo problema sulla linea, non ce la facciamo. Facciamo una cosa, ma la facciamo bene, attenzione, perché la facciamo veramente con stile. Visto che si parla di radio, visto che la radio è sempre protagonista, visto che poi la diretta è anche questo, cercheremo magari di riconfigurare questo collegamento con Roma, ma intanto andiamo così, andiamo allo stadio. Coi dadi si stanno giocando le stelle, con gli spot sono bravi a venderci sorrisi, e noi davvero chissà, chi lo sa con quale voce parlare. E così, così per caso nasce una canzone. Forse è stupido, ma è la
più bella di tutte, ci stacca piano dal cuore, è la più bella di tutte, è una canzone d'amore, è come un sasso leggero, guardo la mano, poi guardo in su, lo tiro in alto e non ritorna più, è un miracolo, no, sei un sasso nel cielo, è già una stella come te. Se fosse per questo che hanno inventato una radio e le città all'aperto, le corse in bici sotto i cieli blu, proprio come quando c'eri tu. Guerre, con i robot sanno già fare l'amore, per noi ancora qui, proprio qui, con tante cose da dire, e così in silenzio parte una canzone. Sembra stupido, ma è la più bella di tutte, si stacca piano dal cuore, la più bella di tutte, ecco la rima amore, è solo un sasso leggero. Ma questa volevo proprio ascoltarmela, quelle cose che magari dici, ma quasi quasi le mastico, quasi quasi le voglio proprio riassaporare, quasi quasi le voglio risentire. Grazie a Currari Portera, grazie agli Stadio, grazie a questo pezzo che trovo di una dolcezza veramente infinita. È una di quelle canzoni che mi accompagna volentieri nel tragitto da radio canzone alla radio alla canzone. Tra l'altro abbiamo giocato con le parole e emozione allo stato puro per ricordare questo pezzo che ogni tanto volentieri cerchiamo di così rigustare senza alcun ombra di dubbio. Intanto vediamo se tutto quanto torna alla normalità, poi spieghiamo anche il perché la linea faceva i saltellini. Pronto? Eccomi, perfetto. Ok, perfetto, lui c'è e vediamo se ci sono anche gli altri oppure sono stati praticamente tagliati fuori. Pronto? Ciao Sax e ciao Van. Allora praticamente il problema a volte di questo salto triplo carpiato con tuffo in posizione veramente delfiniana all'interno della piscina numero 14 dal trampolino 10 metri capita perché praticamente la conferenza 3 a 4 a 5 a volte crea questa problematica. Allora insomma cerchiamo di dare al volo quelle che sono state le attenzioni di un migliaio di persone che vi hanno applaudito l'altra sera al Planet di Roma. Beh, vorrei far parlare Sax, perché ha presentato la serata. Ciao Sax, ok, raccontaci un po' questa serata veramente strepitosa, complimenti. Beh, grazie, per me è stata una serata emozionante e direi anche memorabile, perché il Planet era strapieno di gente che è venuta ad ascoltarci, a vederci. Non c'erano soltanto persone che già ci conoscevano e che ci seguono da tempo, ci sono state anche delle persone che ci hanno conosciuto quella sera e che sono rimaste molto impressionate da questa band. Per me è stato particolarmente emozionante anche perché ho vissuto intensamente il dietro le quinte durante tutta la serata. Ho presentato insieme ad Elena Presti, quindi ho vissuto con emozione anche tutto quello che diciamo c'è dietro oltre a quello che c'è sul palco. E poi presentare insomma di fronte a tante persone che applaudivano e che cantavano le canzoni della band e non solo, anche le cover in cui si è esibita Tiziana Rivale, insomma è stata una cosa che rimarrà nella memoria per tanto tempo, insomma. Beh, poi arrivare nel locale che per eccellenza è uno dei migliori locali della capitale e dare per l'appunto una serata così in sold out, devo dire la verità ragazzi, complimenti, perché oggi come oggi veramente non è facile, quindi davvero davvero bravi, grandi, e soprattutto interessante sapere che dietro poi un gran lavoro mediatico che il web propone con tutti i pezzi che sfornate su YouTube o sulle varie pagine, sulle pagine Facebook piuttosto che di altri social, ha comunque i frutti, perché dal vivo avere questa risposta è veramente una gran gratificazione. Bravi, bravi, bravi davvero. Bravi. Quando si replica? Dimmi. Io ti posso dire che dopo una serata come questa che abbiamo vissuto al Planet,
sarebbero tante le cose da dire, sarebbero poche le persone speciali da ringraziare. Questo quindi è vero. Mi limito per ora a dire un sito grazie al pubblico, perché sono il vero protagonista della serata, questo posso dire adesso. Poi tra le altre cose Sax è la risposta migliore, no? Il pubblico credo che fondamentalmente poi cerchi anche non soltanto il divertimento ma anche l'affetto che dimostrate tutte le volte che dal palco vi esibite, quindi c'è diciamo questa fotografia, questo specchio che vi vede ormai protagonisti di appuntamenti live notevoli. E poi so che state preparando delle cose nuove, quindi magari prossimamente cercheremo anche di raccontare tutte quelle che sono le novità dei Bang Group, che pian piano insieme a Tiziana Rivale, che non so se c'è, è lì con voi Tiziana? Stavo provando a contattarla, ma non ci sono problemi al telefono oggi, guarda. Non ci sono problemi, non sono problemi. Salutate, anzi, la salutiamo perché è sempre una carissima amica, magari la prossima volta cercheremo anche di coinvolgerla nelle chiacchiere che appunto cercheremo di distribuire con tutti quelli che sono i vostri nuovi progetti, che mi sembra siano veramente in cantiere e pronti per essere sfornati per l'estate. Beh sì, sicuramente, cercheremo sempre di essere all'altezza di tutto questo affetto che ci arriva. Poi Beppe, lo sai anche tu, perché da quando ti abbiamo messo in mano della radio TMR, insomma, lo puoi dire anche tu, insomma, quello che sì sì, il progetto notevole, mi piace e lo condivido con tantissime attenzioni che vengono poi rivolte all'interno dell'appuntamento di ogni sabato pomeriggio in TMR Radio, grazie anche al diffondersi di Spreaker.com, che appunto testimonia quanta gente anche attraverso il vostro canale, circa 50.000 presenze, per l'appunto vi accompagna nel quotidiano. È veramente veramente bravi, perché raggiungere anche numeri notevoli di questa portata oggi non è veramente semplice, e quindi si aggiunge un ulteriore encomio al vostro lavoro, che è veramente pregevole. Bravi 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 bravi. E poi insomma un sacco di fotografie, e poi ricordiamo che oltre al sito internet ci sono le pagine Facebook alle quali i nostri amici si possono rivolgere per dare anche un'occhiata live a quelle che sono le testimonianze del concerto del Planet di settimana scorsa. Io vi saluto ragazzi, vi auguro davvero una gran buona giornata e davvero ancora complimenti per l'appuntamento che è stato protagonista con voi al Planet di Roma. Ciao Van, ciao Sax. Grazie a te Beppe. Ciao ragazzi, grazie, buona serata. Grazie, ciao 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 ciao, alla prossima. Ciao. Intanto tra poco avremo Renzo Chiesa e intorno alle 18.35, 18.40 andremo a Sassuolo dalla nostra amica Lesia per raccontarci un po' di questo singolo che sta andando molto bene negli stadi e non, anche attraverso le varie classifiche web. E noi, perché no, ci facciamo anche un bel salto nel passato insieme a una cantante che adoro, Susan Vega. Somebody coming in. It is always nice to see you, says the man behind the counter to the woman who has come in. She is shaking her umbrella, and I look the other way as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them, and instead I a story of an actor who had died while he was drinking. It was no one I had heard of, and I'm turning to the horoscope and looking for the funnies when I'm feeling someone watching me, and so I raise my head.
Music Today. World Music Today. Con Beppe Tuoto. Ogni lunedì alle 17 su Rete 104. Matteo, dove sei? Ah, sono davanti a un panorama mozzafiato. Ma dove? E poi sto assaporando un piatto delizioso. Sì, ma dove sei? Ah, vedessi che posto. Ti mando un MMS. Ho capito, è il ristorante Giardinetto di Mandello. Vai lì, arrivo subito! Ristorante Giardinetto. Scopri tutta la bontà dei piatti tradizionali del nostro territorio. La sua location unica e romantica, con fantastica terrazza sul lago. Ideale per matrimoni, banchetti per compagnie, ricorrenze importanti e anche cene di lavoro. Inoltre, possibilità in base alle esigenze di menu personalizzati. Ristorante Giardinetto. A Mandello dell'Ario, in piazza Garibaldi 10. 0341 70 04 87. Problemi di muffa. Problemi di muffa. Hai già provato di tutto ma la muffa ritorna? Hai già provato di tutto ma la muffa ritorna? Vieni da noi, ti aiuteremo a trovare la soluzione più giusta per te. Colorificio Bordin. Colorificio Bordin. Un piccolo mondo per il fai da te. Un piccolo mondo per il fai da te. A Mandello, Viale Costituzione 1. Telefono 0341 73 26 03. Il colore fatto ad arte. Uno spazio bello, pieno di cose belle, che funziona come un salvadanaio. Chilomania, il negozio bello ed elegante dove vendere e comprare articoli nuovi ed usati di qualità. Tutto a peso. Qui hai la possibilità di dare peso e trasformare in denaro ciò che non usi. Trova l'affare che cerchi. Chilomania seleziona, pesa ed espone i tuoi abiti, scarpe, borse, accessori e molto altro. Qui compri e risparmi, vendi e guadagni. Chilomania in via Francesco Nullo, angolo Corso Europa 55, a Calolzio Corte. Il salvadanaio del nuovo e dell'usato di qualità in città. Guarda, è nata una nuova stella. Sì, è Mama Bahama, cucina di mare, ambiente caraibico e pesce di mare sempre fresco. Mama Bahama, aria di vacanza, buon pesce, pizza, birra artigianale e un po' di fantasia. Mama Bahama, a Civate, lato superstrada Lecco Milano, dove c'era il cactus Juice. Mama Bahama, sempre aperto, pranzo e cena. A Civate, lato superstrada Lecco Milano. Mmm, che buono questo caffè! Hai ragione, è davvero speciale e anche conveniente. Dove l'acquisti? Da Tutto Cialde. Ma può andar bene anche per la mia macchina del caffè? Certo, hanno tutte le cialde compatibili per la casa e l'ufficio. Vai sul sito www.tuttocialde.it oppure vai nel punto vendita di Civate in via Sassi 4. E risparmia anche tu, scegli Tutto Cialde! Anna, devo arredare casa. Vai da Pezzini! Adesso conviene! Sì, Pezzini Casa e Contract vi aspetta con un'imperdibile promozione. Su tutto l'arredo sconti incredibili dal 20 al 40%. Avete capito bene? Dal 20 al 40% di sconto. E non è tutto. Con lo speciale cucine, in omaggio una lavastoviglie e un piano in quarzo al prezzo del laminato. In più paghi come vuoi tu, in comode rate da 200 euro al mese. Non un sogno, è tutto vero! Pezzini Casa e Contract, a Lecco, Corso Carlo Alberto 27A, www.pezzini.it. Ciao, vuoi vedere quanto sono agile? Sono qui! No, non lì, qui! Ehi, sono qui! E qui! Sono nuova Renault Twingo, agile di carattere, con 5 porte e un raggio di sterzata record. E con Beautiful Days per te, a 8.450 euro e 5 anni di garanzia con finanziamento Finrenault. Info in sede, a marzo sempre aperti. Autovittani, a Como, Lecco e Sondrio. Per info www.autovittani.it. Hai un armadio pieno di vestiti e il solito problema? Nulla da metterti? Vieni a Foxtown e risveglia la tua voglia di shopping. Colori, accessori di tendenza, abbigliamento per tutta la famiglia e per tutte le occasioni. Foxtown, your style always. Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, sconti dal 30 al 70%. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19. CRL Elettronica, azienda leader nel settore, è specializzata nella progettazione e realizzazione di impianti Wi-Fi per aziende, con copertura di aree elevate come capannoni, piazzali e alberghi, con sistemi multiaccesso su vari livelli. CRL Elettronica progetta e installa sistemi di telecontrollo con software PLC, applicabili sia per aziende che per privati. CRL Elettronica vi aspetta a Civate in via La Santa 62, infoline 0341 21 02 23.
Per la tua pubblicità su Rete 104, chiamalo 0341 28 54 50. 104 News. Una buona serata, commozione ai funerali delle due vittime torinesi dell'attentato a Tunisi. Un lungo applauso ha accolto i feretri di Orazio Conte e Antonella Assesino nel santuario della Consolata nel capoluogo piemontese. Le esequie celebrate dall'arcivescovo della città, Monsignor Nosiglia. Una follia omicida così brutale, irrazionale e disumana lascia attoniti e sconvolti le parole dell'alto prelato durante l'omelia. A Novara i funerali per Francesco Caldara, mercoledì a Meda quelli di Giuseppina Biella. Intanto a Tunisi cadono le prime teste ai vertici delle forze dell'ordine che dovevano garantire la sicurezza al Museo del Bardo. Licenziati diversi responsabili del governatorato. Mandato d'arresto per un poliziotto incaricato di vigilare il varco di accesso alla struttura non sarebbe stato sul posto di lavoro al momento dell'attacco. Si è costituito il pirata della strada che ieri mattina alla guida di un SUV ha provocato un maxi incidente con diverse vetture coinvolte vicino alla Villa Reale di Monza e poi è scappato. L'uomo sarebbe un quarantenne brianzolo. Omicidio e lesioni colpose e omissione di soccorso, i reati ipotizzati nei suoi confronti, resta indagato a piede libero. Nello schianto è morto il 14enne Elio Bonavita, la madre del ragazzino è ricoverata in coma. Un interim a breve per Matteo Renzi al Ministero delle Infrastrutture. Della sostituzione del ministro Lupi, il premier ha parlato questa mattina al Quirinale con il capo dello Stato Mattarella. Sentiamo. Colloquio di circa un'ora questa mattina tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il premier Matteo Renzi, che è salito al Colle per un faccia a faccia dopo le dimissioni del ministro delle Infrastrutture Maurizio Lupi, travolto anche se non indagato dall'inchiesta fiorentina sulle grandi opere. Al centro dell'incontro il mini rimpasto di governo. Il premier assume da oggi l'interim del ministero, ma nel giro di qualche giorno dovrebbe scegliere il sostituto dell'esponente del nuovo centrodestra. Renzi ha già fatto sapere che il nuovo ministro sarà un politico e non un tecnico. In pole position i nomi del sottosegretario Graziano Del Rio e del vice segretario PD Deborah Serracchiani. Unico non politico in lizza il super consulente tecnico Andrea Guerra. Marco Tronchetti Provera cerca di rassicurare i lavoratori. L'accordo con i cinesi non avrà alcun impatto sull'occupazione, dice il presidente Pirelli in un messaggio aziendale per i dipendenti del gruppo. Il manager commenta così l'accordo per l'ingresso di ChemChina nel capitale della società e il progetto di riassetto industriale. Secondo l'intesa raggiunta ieri sera, sede e centro ricerca rimarranno in Italia. Tronchetti Provera alla guida dell'azienda fino al 2021. È tutto, grazie per l'ascolto. 104 News. World Music Today. World Music Today. Con Beppe Tuoto. Ogni lunedì alle 17 su Rete 104. Ding dong. Bello che io sentivo la telefonata in prefazione e mi sono reso conto che dall'altra parte le hanno detto: pronto, signora, lei stia in linea e mi raccomando, non si muova, resti lì, buonasera. È così, no? Ha fatto una cosa del genere, giusto? Pronto? Pronto? Mi senti? Sì. Quanto mi senti? Tantissimo. Oh, che bello! Dio, 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 insomma, non è molto professionale. Pensavo che fosse col telefono, ora sai com'è. Pronto? Buonasera dottore, te la ricordi, no? Quella di praticamente che cos'era? Buonasera dottore tra marito e moglie, sì. Buonasera dottore. Mi ami o no? La Mori che praticamente faceva questa. Sì, siamo già in diretta, cara. Ah, perfetto! Fantastico! Era una scenetta, okay. No, anche no, perché tu mi hai scritto, io devo dire le cose perché noi siamo ragazzi sinceri. Ah, noi ragazzi di oggi noi Di cosa parliamo? Della fiera della domenica? Parliamo della fiera della domenica. Dove eri ieri? No, ieri veramente ero sui monti sotto l'acqua, quindi stato un bellissimo weekend. Senti, a parte questo nostro bel abbraccio che ci siamo praticamente confezionati a Radio City di Milano un paio di settimane fa, giusto due sabati fa. Questa per essere era la fiera che intendevo. Ok, parliamo un po' della nostra fiera, di come è andata a Radio City. Comunque ciao Alesia. Ciao a tutti gli ascoltatori, ciao Beppe, ciao a tutti. Ciao cara, è un piacere essere con te, ma che belle fiorinate. Senti, al di là di tutto quello, noi poi ci siamo trovati anche in un tier di Radio DJ, giusto? Sì. Andare lì praticamente in regia a chiedere ai ragazzi, dai, facciamoci un selfie. Yes. Ho distribuito CD da praticamente a tutto quel poco o grande che c'era, perché
ho parlato anche con Radio 105, col direttore. È vero. Praticamente andare in un'altra radio per poter parlare con i famosi network. Andiamo un po' in polemica, no? Possiamo andare in po', guarda, io giusto in inizio trasmissione ero in diretta con Francesco Vercillo, che è un bravissimo speaker di Radio 2, che ogni tanto, ogni mezz'ora arriva a trovarmi in diretta da Buenos Aires, e creiamo questa sorta di questa sorta di programma, non so se dire on the road, proprio on the road, che è anche un film bellissimo che tra poco avremo modo di vedere nelle sale cinematografiche, piuttosto che, ma con lui si polemizzava un po' di tutto quello che i network non fanno, non danno risposta. Vedi ultimo caso Sergio Caputo, onesto questa cosa, non voglio fare polemica, nel senso che come sai, come tutti gli artisti puntano logicamente anche a andare sui network, più che altro per poter fare anche questo un mestiere, perché purtroppo io ringrazio tutte le radio che mi trasmettono, comunque della vostra, perché comunque è un onore veramente essere sostenuta da tante radio. Però purtroppo, come sai, anche le major hanno una buona fetta di mercato, e per potersi farsi conoscere un pochino di più abbiamo bisogno che anche il network, almeno uno, non dico tutti, sostenga l'artista. Quindi ti dico, io non voglio fare polemica, nel senso che anche a me è stato detto che magari un pezzo può essere in linea con la programmazione oppure no. Però ti dico, penso che ogni radio abbia la sua programmazione adatta al proprio programma. Io ti dico, non voglio essere di parte. No, per amor di Dio, anche perché tu, oltre ad essere cantante, a volte il più delle volte sei anche speaker, quindi la vedi da entrambe le cose, no? Quindi voglio dire, sei anche dei nostri. E da questa parte un po' si è al 50 e dall'altra si è al 50. È un po' scomoda la situazione, però. Il tuo filo, la tua strada praticamente percorre a volte anche un passaggio in bilico tra le due posizioni. Bravo, e poi dico, ti ha fatto questo gusto farla speaker in radio, perché sto imparando praticamente facendo promozione del mio progetto insieme a voi, praticamente che mi aiutate. Ho capito che ho questa vena anche da speaker, però devo dirti che è un onore veramente essere supportata da tutte le radio, anche più piccole, perché senza di voi io non sarei neanche partita, nel senso che comunque la gavetta si parte sempre comunque dal basso, ma voi non siete al basso, voi siete già avanti, perché senza tutte queste radio, dico, che abbiano supportato il mio progetto fin dall'inizio, e sono da 2 anni, quindi non è roba da poco, che sono ancora qui, che sto cercando di far sentire la mia musica in tutte le radio, logico. Però, anche perché giri parecchio, voglio dire, da nord a sud, piuttosto che il centro, piuttosto quelli che sono gli appuntamenti con gli stadi la domenica, tu praticamente l'Italia te la bevi, quindi è proprio essere il protagonista a 360 gradi che a volte distingue quello che è l'impegno, e 2 anni non sono pochi in giro quella, eh. No, infatti con tutti gli artisti che ci sono, quello giustamente, esatto. Adesso un produttore che comunque è bello tosto, come sai. Bisogna un po' spingere spalla a spalla per... sì, esatto. Mi supporta pieno, anche perché sono in questo progetto. Adesso ti svelo una chicca, la prossima settimana siamo quasi arrivati, andremo a registrare il nuovo singolo. Bene. Posso anticipare che è un pezzo molto energico, un pezzo molto estivo, e parla comunque di un rapporto, diciamo, tra due persone. Ho cercato di creare comunque una cosa sempre un po' divertente, un po' allegra, con sonorità, come sai, un pochino più originali rispetto a quello che... Beh, poi che andiamo incontro all'estate, voglio dire, dalle tue parti, poi l'estate si fa sorbole, tutto quello che praticamente è moda e musica, al di là della costa romagnola, che sai è anche viva ed è, mettiamolo così tra virgolette, verace, ed è piena di musica, e passare anche il brano attraverso i lidi che si rincorrono con eco, la tua canzone non è male. Infatti, poi adesso poi mi dirai, insomma, assolutamente sì, assolutamente sì, anche perché poi avremo modo di parlare magari dal vivo in una tua prossima visita qui sul nelle nostre parti, qui sul in quel ramo del lago di Como, quindi tanto arrivi e sei protagonista di qualche appuntamento qui in radio da noi. E senti, Alessia, al di là delle polemiche di questo filo che ti vedo un po' camminare tra l'essere speaker e non solo, giusto 2 parole le vogliamo spendere per quello che è stato l'appuntamento del Radio City Milano. Come l'hai vissuto tu? Ma quindi siamo andati, siamo lì un po' di corsa, come sai, infatti ci siamo incontrati proprio nel bel mezzo del pomeriggio del sabato. E io ti dico, pensavo che ci fossero più radio, nel senso più network, nel senso che lo scopo di questa manifestazione, secondo me, era molto riferita più ai network, quindi lo scopo era farmi conoscere anche, diciamo, a un pubblico di radio più grosse. Però come sai non ce n'erano tante, nel senso che erano magari poche ma buone. Purtroppo non ho potuto, diciamo, assistere a tutti gli eventi che erano stati fatti durante la giornata, perché sono arrivata nel pomeriggio. Ci siamo guardati un buon Renzo Arbore, dai.
Infatti, qualcuno me lo sono perso. Avete visto voi al mio posto. Noi ci siamo guardati un buon Renzo Arbore che veramente ha dato lezione di radio in 40 minuti, intervistato da Marino, veramente bravi, bravi entrambi e soprattutto molto interessante per le tante cose che ha detto. Ma al di là dei network c'era una bella presenza delle radio universitarie, che sono una bella realtà. Infatti, stavo per arrivare a questo, che dico, mi hanno stupito. Io ti dico, sono entrata un po' nel circuito delle radio universitarie, però non facendo l'università, diciamo che ho visto che danno spazio magari anche ai ragazzi che vanno all'università, ragazzi molto più giovani. Però devo dire che loro l'hanno organizzata veramente bene, soprattutto anche la radio dei ragazzini, guarda che non è da sottovalutare Radio Immaginaria, perché sono dei ragazzi molto giovani. Tra l'altro un bellissimo furgone, un bel van anni 70 che li supportava, sì. Che io credimi ho amato dal primo momento che l'ho visto, ho detto ma tu guarda che bello. Sono in gamba, davvero, esatto. Sono molto giovani, però sono in gamba e ascoltano tutta la musica, visto che non so se lo sai, ma penso di assolutamente sì. I ragazzi seguono molto rap, perché sai, sono ragazzi insomma dai 18 anni, forse anche meno, fino ai 20, quindi sono molto 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 giovani e seguono giustamente, che ne so, se non è il fairness della situazione, comunque questo tipo di musica. E sono aperti a tutte le sonorità, quindi questo è molto positivo, dire che hanno un orecchio attento. Cercare di dare spazio ad altro e anche volontà e voglia di crescere e di maturare all'interno della musica, che non soltanto per una sonorità magari che rispecchia la propria emittente, piuttosto che appunto questi ragazzi che amano essere su strada con la musica rap e guardare anche ad altro e magari cercare di proporre quello che il resto rispetto al loro gusto può esprimere e quindi dare anche emozione attraverso altre sonorità. Sì, ma ho parlato con due o tre ragazze che gestiscono insomma, la direzione artistica, no? Sì. Che loro si sentono giustamente già in questa certo, fase. Già sono in questi ruoli dove si dividono i compiti, dal direttore artistico al programmatore a chi si occupa dell'ufficio marketing e bla bla. Sì, hanno insomma istruzione nella strada giusta. Poi l'altro che comunque è da poco che hanno messo su questa organizzazione, diciamo, a livello molto giovanile. Però devo dire che no, nel contesto è stato comunque una bella esperienza comunque viverla, vivere insomma lo stato contatto sia con loro che comunque con Radio 2, poi ho avuto modo anche di parlare con Carlo Pastore e di parlare anche con Sago di Radio 105, insomma abbiamo fatto dei confronti per quanto riguarda logicamente il mio progetto musicale, quindi sono andata lì più che altro a fare promozione, come tu sai. Poi magari non c'erano tutti diretti interessati, anche i programmatori delle radio a cui non puntavo, speravo ci fossero più radio, devo dirti che è stato realizzato forse un po' all'ultimo, però comunque ti dico, i contatti ci sono stati, poi ho avuto il piacere di rivedere voi. Ah, quello è stato bellissimo, una sorpresa, poi ci siamo praticamente divertiti in un pomeriggio in mezzo all'alta e alla bassa frequenza, dai, diciamolo così. E poi, non so se l'hai vista, io ho conosciuto Beth Hart, che è una grandissima artista americana, fantastica. Esatto, si girovagava lì anche lei all'interno del Radio City di Milano, è notevole, bravissima, è citato veramente uno dei protagonisti di questi tre giorni che ha fatto veramente anche diciamo che ha dato anche lustro alla Tre Giorni di Milano per quanto riguarda la radiofonia. Senti Lesa, allora noi ti aspettiamo presto per quanto riguarda il tuo prossimo singolo, il tuo prossimo lavoro qui magari sul lago, perché sarebbe anche fantastico andare in diretta volentieri un paio di orette con te, visto che come speaker sei molto brava, complimenti, ti ringrazio tantissimo per essere rimasta con noi in questo pomeriggio qui in World Music Today e ci sentiamo presto. Grazie a tutti, un bacio. Ciao Alessia, grazie. Ciao. Cara. Intanto noi sono le 18:43, giusto perché siamo in quasi addirittura d'arrivo di questo appuntamento. Cerchiamo anche di strappare qualche minuto al nostro amico Gianluca e di passare la voce direttamente ad un amico che abbiamo incontrato recentemente in un locale fantastico della nostra città, un amico che ci ha parlato di fotografia, che comunque ha modo di raccontare adesso per i prossimi minuti quella che rappresenta la fotografia sopra. Tutto in bianco e nero per lui, diamo spazio per appunto a Renzo Chiesa. World Music Today. Quest'oggi parliamo di fotografia, lo facciamo con un amico che di immagine, di foto, di tutto quello che può essere il mondo legato a questo, direi quest'arte, perché comunque quando si parla di fotografia si parla di arte, no? Sì. Ok. Renzo certi, Chiesa. A certi livelli si può parlare di arte. A certi livelli si parla di arte. Poi l'immagine quest'oggi è un po' troppo boicottata. Boicottata perché comunque torniamo a quello che poteva essere il rullino, l'idea magari giusta, viva della fotografia. Certo, se torniamo al rullino la prima cosa che ci viene in mente è che allora
potevi sbagliare pochissime foto, esatto. Perché non è come adesso che la vedi nello schermino, non ti piace, la cancelli. Una volta il rullino aveva 36 scatti, aveva il suo bel costo, quindi prima di scattare dovevi fare un'operazione non solo mentale di scelta del taglio, l'inquadratura, ma anche tecnico, esatto. Perché non doveva essere sovraesposto, sottoesposto, doveva essere giusta. Adesso con la tecnologia, naturalmente, se la foto è un po' scura, un po' chiara, comunque con un Photoshop la risolve. C'è un po' l'arte, oggi c'è questa arte che si chiama del ritocco, no? C'è questa arte amabile del ritocco, sì. Poi diversi sono i programmi che ti fanno ritoccare, dal classico Photoshop fino a quelle che possono essere le tante visualizzazioni che si condividono, perché comunque oggi di fotografia c'è molta condivisione. Ma c'è lo stesso Facebook. Ma certo, ma la fotografia, cioè la tecnologia, le nuove tecnologie hanno fatto in modo che chiunque può fare fotografia, chiunque può metterla in qualsiasi servizio tipo Facebook o tutto. Questo, c'è da dire anche la verità, è andato anche un po' a scapito della professionalità dei fotografi, ma non solo questo. Ma lì c'è un credi, complesso di cose. Non credi che questa cosa invece possa rivalutare invece il fotografo, perché viene fuori veramente poi chi della fotografia ne costruisce una vita, un'arte? In via teorica sicuramente, io sono dell'avviso che chi è bravo a fare una cosa prima o poi, comunque. Il problema è che viviamo anche in un momento storico, economico ben preciso, una crisi mondiale, per cui è difficile adesso ricominciare a correre con le proprie gambe se uno è capace, perché finché la crisi non è finita la gente non spende, i giornali non si vendono, i dischi non si comprano, quindi anche uno pur bravo che sia viene surclassato da uno che le foto le regala. Perché non dobbiamo negarcelo. No, purtroppo c'è anche questo. Che regala, no? Le fotografie ai giornali. C'è anche questo, perché ecco, nasce soprattutto poi una sorta di mercato, tra virgolette, dell'immagine, che sappiamo quanto danno può creare a chi l'immagine comunque la vive e con l'immagine ci lavora. Diversi sono poi tutti i momenti che tu fotografi, no? Da quello che può essere un viso piuttosto che un paesaggio, piuttosto che dare vita al colore o amare il bianco e nero, che ho notato attraverso le tue fotografie continua ad essere protagonista. Il bianco e nero ti piace? Io sono essenzialmente un fotografo in bianco e nero, poi per questioni professionali i giornali generalmente pubblicavano, io ho lavorato tutta la vita per i giornali e non solo, ma lì è la foto a colori che vive. Il bianco e nero è stato relegato un po' a foto d'arte, a foto da collezione. Amatoriale? No, materiale, proprio una foto da collezione, da galleria d'arte, la foto che tu ti compri, ti appendi a casa tua, ti appendi più volentieri una foto in bianco e nero che non a colori. Perché probabilmente a colori uno pensa, ma perché devo spendere questi soldi quando posso farla anch'io a colori? Invece il bianco e nero no. Il bianco e nero c'è questo gioco di luci, Il bianco e nero è più difficile, perché poi la stampa è più particolare, il colore è più facile da stampare con queste macchine automatiche. Anche il bianco e nero, ma per ottenere, per dare una tua impronta personale alla stampa, a questa selezione di tutti i grigi che ci sono, perché la foto in bianco e nero è una foto non in bianco e nero, una foto piena di colori, esatto. Cioè dal nero al bianco ci sono sfumature di grigi inimmaginabili. È giocando su quello che tu imponi la tua personalità, il tuo stile, il tuo gusto. Non è un bianco e nero qualsiasi. Invece il colore più o meno quello è. La macchina lo stampa, sì, lo puoi contrastare un po' di più, schiarire un po' di più, ma puoi lavorare molto di più col bianco e nero. Quindi il bianco e nero con tutte le varie tonalità rende maggiormente giustizia, ok, alla fotografia, che poi con un'ombra, una tonalità diversa dà un'impressione comunque, e la tonalità cambia anche poi il modo di essere più guardata. Certo, certo. Secondo me il bianco e nero è proprio la fotografia che diventa proprio dove tu riesci a esprimerti al massimo con il tuo stile, con il taglio dell'immagine, con appunto la gradazione di contrasto fra bianchi e neri. Il colore è molto più facile, il bianco e nero è molto più difficile. Se dovessi dare un consiglio oggi ad un giovane che si avvicina alla fotografia, quali sono le parole chiave che... Ma il percorso per diventare fotografo? No, il classico percorso, sì, per dire guarda, io voglio fare il fotografo, come devo fare? Allora, se uno ha già deciso di fare il fotografo, non gli dirò che la fotografia è quasi morta, non glielo dico. Non glielo dici. Però, okay. Va bene.
se uno vuole fare il fotografo, io devo dire, posso dire come ho fatto io. Io mi sono innamorato del cinema, mi sono innamorato dei fumetti, ho comprato fumetti a tutto andare, fumetti di questi anche disegnatori italiani bravissimi, ma anche Diabolic, ma anche Black Macigno. Da lì tu vedi le inquadrature. Quando ti disegnano Tex Wheeler che ha altro sopracciglio, c'è la mano alzata, quelle sono inquadrature. O oh, gli stessi cortomaltesi piuttosto, ma non, che ma hanno certo, delle sfumature, hanno delle situazioni. Certo. Dylan Dog, Ugo Pratt, Dylan Dog, sì, sono sì, tutte sì, fotografie, sono tutti frame da film che uno è lì che deve studiare, è lì che deve capire. Non ci sono scuole. Le scuole che ci sono di fotografia. Diciamocelo tra noi. Ma diciamocelo tra noi. Diciamocelo ma siamo tra noi. La scuola di fotografia sei tu. I tuoi occhi, il tuo cervello. Qui torniamo al discorso per quanto sia importante dire che l'immagine e la fotografia è arte. Beh certo, qui c'è sempre questa diatriba fra chi si ritiene un buon artigiano e chi si ritiene un artista. Io penso che il passo da buon artigiano ad artista lo dà solamente la vendita. Cioè se tu fai una bella fotografia, un bel lavoro, dei bei lavori, ma non li vendi, sei un buon artigiano. Certo. Se invece tu fai delle fotografie che qualcuno compra in una galleria d'arte, allora è chiaro che lì scatta qualcos'altro. Forse chiamiamola arte, sì. Certo, uno non può paragonarsi a Bacon o Picasso, è un'altra arte, è un'altra figurativa, un'altra, un'arte che pure un po'. Certo, è un'arte che praticamente dà quello che si esprime per quello che proprio questo, certo, diciamo. Certo, certo, è un'arte, io lo chiamerei completa. Completa. Naturalmente prima parlavamo di come fare il fotografo, è chiaro che ritornando velocemente a quello, leggere, girare, avere il colpo d'occhio, esercitarsi, guardare molto cinema, guardare un film non per la trama ma vedere un campo lungo piuttosto che vedere un campo il regista corto, dove ha messo la camera, la luce, perché ha fatto un controluce, quello, e rubare, bisogna rubare, Picasso lo diceva, rubare non è un peccato, si ruba per prendere ispirazione. Poi se hai qualcosa da dire, da quell'ispirazione, quello che hai imparato, vai avanti e tiri fuori il tuo stile, perché devi imporre il tuo stile. World Music Today. One day, when the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, one day, when the war is won, we will be sure. The heavens, no man, no weapon formed against, yes, glory is destined. Everyday women and men become legends. Sins that go against our skin become blessings. The movement is a rhythm to us. Freedom is like religion to us. Justice is juxtaposition in us. Justice for all just ain't specific enough. One son died, the spirit is revisiting us. True and living, living in us. Resistance is us. That's why Rosa sat on the bus. That's why we walk through Ferguson with our hands up. When it go down, we woman and man up. They say stay down, and we stand up. Shots be on the ground, the camera panned up. King pointed to the mountaintop, and we ran up. One day, when the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, one day, when the war is won, we will be sure, we will be sure. World Music Today. World Music Today. Con Beppe Tuoto. Ogni lunedì alle 17 su Rete 104.
Torniamo al fatto che è la condivisione che poi è protagonista, no? Perché oggi condividiamo con tutti questi social network, le immagini girano più non posso, si comunica molto con le immagini, diciamo che ognuno di noi poi rappresenta tra virgolette nel proprio profilo, nelle proprie istituzioni da social, la propria volontà di dire questa immagine mi piace per questo, questo e questo. E oggi l'immagine è anche stato d'animo. Quindi attraverso quello che può essere uno stato d'animo, felice o meno, ci rappresentiamo e ci costruiamo un nostro mondo di fotografie. In tutto questo serbatoio abbiamo detto che non si può più fotografare per strada, le modelle stesse oggi, leggevo tra le altre cose in questo periodo, quasi rifiutano il Photoshop, dico quasi perché tanti lo amano ancora, purtroppo, da una parte, ma dall'altra c'è questa voglia di essere naturali. Sì, sì. No, io non ho niente da aggiungere perché io in realtà sono cresciuto lavorando in pellicola, quindi senza artifici tecnici, okay. Però ho dovuto imparare la nuova tecnologia, per cui anch'io uso il Photoshop, ma io in realtà uso il Photoshop solo per togliere quel pelino di polvere che c'è nel frame, pulirla un filo, ma non levo le rughe, ma soprattutto perché... Allora, devo dire una cosa, che nel mio lavoro, l'80% del mio lavoro di ritrattistica è sviluppato su personaggi maschili. Sì. Non mi hanno mai fatto fotografare donne, forse per quel motivo lì, perché io non tolgo la ruga, perché una volta non potevi togliere la ruga dopo col Photoshop, ma dovevi mettere un vetrino prima, una calza di seta, tutti artifici che a me non interessavano. Per cui ho sempre lavorato, io ho fatto copertine di dischi, ritratti, scrittore, ma quasi esclusivamente uomini, perché l'uomo non si preoccupa se c'è la ruga. Paolo Conte non gli interessa se si vede la ruga, anzi premia. La ruga premia, mettiamola così. Certo. E tra altre cose le copertine di dischi che a noi che siamo addetti ai lavori mancano, perché era anche bello poter avere in mano la copertina con dentro tutto quello che c'era in materia da sfogliare e via dicendo. Certo, io sono cresciuto con gli LP, che si chiamavano album perché si aprivano, quindi c'era la foto in copertina, la foto in quarta di copertina e poi c'era l'apertura che ci potevano essere i testi delle canzoni, alcune fotografie. Adesso c'è ancora tutto ridimensionato nel CD con formati minori, c'è il libricino dove per leggere il testo nel ingrandimento, le fotografie pur belle ma comunque sono ridotte. Anche lì bisogna ragionare in un altro modo. Cioè, una volta tu facevi una foto in copertina perché sapevi che finiva grande 30x30, adesso la stessa foto devi ragionare in modo devi farla in modo diverso, perché è ridotto, cos'è? 12x15. Sì, più o meno questo. Quindi la stessa foto non sempre è adatta ad essere rimpicciolita, deve avere un'idea, siccome a me chiedevano spesso di avere anche l'idea della copertina del disco, non ero solo l'esecutore, quindi pensando di lavorare su un formato grande quadrato era un conto, adesso che devo lavorare su un CD devo pensare a un'altra idea, che pur piccola sia comunque importante, interessante, perché io parto sempre dal presupposto che tu quando metti 20 CD in una vetrina, il tuo, quello che fai tu, lo si deve vedere per primo. Sì. Non deve essere mischiato in mezzo agli altri. Deve essere, lo devi vedere subito, o perché evidenzi gli occhi dell'artista, o perché la tua copertina deve essere visibile immediatamente. Renzo, per raggiungerti chiaramente i classici canali digitali, c'è cioè il tuo sito internet renzochiesa.it, la tua pagina Facebook dove si può ammirare tutto quello che fai. Sì, beh certo, lì come si fa? Si chiede l'amicizia, è sempre. Sì, Renzo Chiesa. Ci stringiamo una mano virtuale ma certo. E via. E con Renzo... il mio sito che è www.renzochiesa.it, dove c'è un po' di mio materiale, un po' di curriculum, le mostre, le copertine fatte. Vorrei citare l'ultima che ho fatta quest'anno perché per me è importante, non solo perché lui è un amico, ma anche perché è la seconda che gli faccio, che è Paolo Conte, che è l'ultimo suo disco Snob, ha una copertina in bianco e nero, e io ci tengo perché insomma Paolo Conte insomma per me sotto le stelle del jazz, sì, e non solo numero uno in assoluto di questo mondo musicale, che anche lì ha un qualcosa da ridire, ma di questo magari ne parliamo. Ma guarda, io ho fatto poche
in realtà ne ho fatte tante, ma di quelle proprio che mi ricordo non sono tantissime. Diciamo una croce delizia, quella famosa di Lucio Dalla con gli occhialini, gli occhi e gli occhiali sul cappello. Dall'album Lucio Dalla. Poi ho fatto un Viannacci fotoricordo, la foto di lui con la famiglia. Poi ho fatto una di Rosa Ramazzotti, dove ti dico quelle in cui io ho potuto dare la mia idea. Non ti dico quelle. Sei volutamente espresso. Certo. Ecco, perché così. Diciamo la verità, ci sono anche altre copertine che io ho fatto, che ero semplicemente esecutore, perché siccome tengo famiglia, come si vuol dire, è chiaro che. Però questo il lavoro, giusto, però è sempre, però sempre fatto a livello professionale, naturalmente. Certo. Però molte volte esegui l'idea di un art director dove tu magari hai messo un 10% dell'idea, ma l'idea è di un altro. Però devi fare anche quello, insomma. Non sempre si può imporre la propria volontà. Anche se poi tutto sommato dare carta bianca all'artista è avere poi un risultato diverso e soprattutto che premia quella che può essere. Ma c'è da dire però, parlando degli artisti, che molte volte, ultimamente, diciamo così, non c'è più il rapporto che io per esempio ho avuto o che ho con Paolo Conte, che è diretto col personaggio. Adesso ci sono dei filtri, sono i manager, uffici stampa, segretarie, quindi a volte tu non riesci a far arrivare il tuo messaggio al personaggio, non gli arriva, diciamo, questi filtri gli arriva diluito. Ecco, sì. Oppure ci sono dei personaggi che vogliono mettere troppo il becco. Va bene che il prodotto è loro, perché il disco è loro, però a volte si devono anche fidare di chi fa il mestiere da 30 anni, magari loro fanno il primo disco e vogliono imporre delle cose che magari. Cioè, c'è di tutto in giro. C'è di tutto. Grazie a Lorenzo Chiesa, magari, beh, voglio dirti, la prossima volta lo incontreremo, parleremo in maniera un po' più dettagliata di copertine, perché è un mondo che affascina tantissimo, è un mondo veramente molto particolare, è un mondo anche da collezione, perché oggi come oggi il disco è ancora quella cosa che si ama avere in casa, perché è da collezione. Ti ringrazio tantissimo e ripeto, per raggiungere Lorenzo Chiesa, renzochiesa.it, e lì potete sbizzarrirvi con tutte le sue opere. Grazie. Grazie a te e a presto. Ciao. Ciao, grazie. Un bellissimo incontro per quanto riguarda il nostro amico Renzo Chiesa, un incontro che ci vedrà ancora insieme, perché cercheremo poi di averlo in studio per poter parlare di quella che la fotografia per Renzo ha caratterizzato anche all'interno della musica. Sappiamo che tutti questi anni, che sono tanti, li ha dedicati a molte copertine, a molti concerti, da Jimi Hendrix a Mick Jagger, piuttosto che ai nostri Dalla, Paolo Conte, Iannacci, Mina e così via. E quindi cercheremo magari con Renzo di delineare un bel percorso con tappe diverse di tutto quello che è stato il momento che lo ha reso anche importante e famoso all'interno anche di tutta questa buona musica internazionale. Bene, intanto siamo arrivati alle 19:02 minuti primi, tra poco il nostro amico Gianluca Matma Mossutto, giusto, sarà in onda con l'appuntamento Rotolando Respirando e bla bla bla, sino alle 21. Per quanto mi riguarda, noi ci risentiremo volentieri domani. Vorrei salutare chi è stato protagonista quest'oggi del nostro appuntamento: Francesco Maria Vercillo direttamente da Buenos Aires, Osvaldo Morisco da Cosenza, poi abbiamo anche avuto l'onore di essere ospitati all'interno di Radio Mille Cuori grazie a Max Martinelli Speaker, Radio Mille Cuori, un radio web che potete ascoltare volentieri attraverso il canale web della stessa emittente. Un ringraziamento particolare a Stefano Bressani, che insomma sino al 19 di aprile potete ammirare a Vigevano in questa bellissima mostra che parla di scarpe, questo nuovo esperimento di Stefano che vi invito davvero a visionare se avete la possibilità, perché è veramente straordinario. E grazie anche ad Alesia, che è stata protagonista con noi direttamente da Sassuolo, ed infine Renzo Chiesa, che troveremo volentieri anche nei prossimi appuntamenti di World Music Today. E grazie comunque anche ai nostri amici del Van Group, che sono stati diciamo anche riflettori di questo spazio che giusto il 20 di marzo li ha visti veramente vincenti al Planet di Roma. E grazie a tutti quanti voi per essere stati pazienti anche oggi nell'appuntamento di World Music Today. Grazie a Stefano Red, dall'altra parte come sempre puntuale e preciso. E tra poco abbiamo che cosa? La pubblicità, poi l'informazione e poi Gianluca Matma Mossutto. Noi ci sentiamo volentieri puntuali qui domani alle 15. Ciao. 5 4 3 2 1 0.
today. Now live. Beppe Tuoco. Right about now, take a trip. World Music Today.